Entra nel vivo il 21esimo premio letterario internazionale L'Aquila Biperbanca, intitolata all'Audomia Bonanni, con la novità di quest'anno che è certamente rappresentata dal ritorno della giuria degli studenti dopo 2 anni di pandemia, ma non solo. È sempre un bel momento di incontro, quello tra la giuria tecnica e la giuria degli studenti, che designeranno assieme il vincitore dell'edizione 2022. Questo perché concorrono con la loro lettura a definire il vincitore, interpretando i testi con la loro sensibilità giovanile. Il premio è unico proprio per questo, perché oltre a fare i giurati, ragazzi, i ragazzi partecipano alle sezioni poesia per gli studenti, anche questa reinserita in questa edizione. I finalisti della sezione poesia degli studenti sono quest'anno Marta Desiati e Sara Rosati, che frequentano 2/3 di diverse sezioni del liceo classico. E credo che questo premio si fondi su un fondamentale valore culturale, che è quello della poesia, il quale ha bisogno di una certa valorizzazione anche dal punto di vista dei lettori, della comunità. E quindi questo premio, caratterizza proprio questo aspetto, che secondo me è molto importante. Ho apprezzato molto questa occasione perché ci ha permesso di avvicinarci in maniera attiva alla poesia e penso che sia un qualcosa a cui tutti dovrebbero dare una possibilità. La mia impressione è che questo premio faccia bene in generale alla città dell'Aquila, che ha bisogno di queste iniziative, che sono poche e che vanno anche valorizzate di fatto quando ci sono. Sono onorata di aver partecipato a questo premio da giuria. Ritengo che la poesia sia molto importante per tutti noi, perché il suo ruolo fondamentale è quello di eternarci e di proteggerci dall'insulto del tempo. Credo che questo premio ha permesso a noi giovani di toccare con mano ciò che è la poesia moderna, e la poesia contemporanea e l'eccellenza soprattutto di questa poesia, che appunto sono i nostri autori. E quindi vedo questa esperienza come davvero formativa e importante per noi. Oggi una giornata veramente speciale, quella della giuria degli studenti è veramente esaltante. Questi ragazzi oggi ci hanno dato una lezione nel campo poetico di una preparazione veramente eccezionale. Sono stati ragazzi bravissimi, ma veramente bravi. Hanno approfondito lo studio delle opere dei nostri finalisti in un modo veramente eccezionale, e sono riusciti ad esporre con una chiarezza adamantina a tutta la commissione tecnica, alla giuria tecnica, quelle che sono state le loro valutazioni.